è una tendenza costante dell'universo. La grande sintesi attraverso Pietro Ubaldi. Il movimento rotatorio del sistema atomico non è semplicemente circolare, ma è più precisamente spiraloide. Vedemmo nello studio della traiettoria tipica dei moti fenomenici che questa è la linea del loro divenire. Tutta l'evoluzione contiene questo principio di dilatazione, di sviluppo, passaggio in atto da uno stato di latenza di fase potenziale che raggiunge la fase cinetica. E questa è una tendenza costante nell'universo e in questo caso significa trasformazione del movimento di rotazione in movimento di traslazione. Atomo. Per i maestri immateriali, l'atomo è l'unità elementare del piano fisico, mentre per la scienza l'atomo è la particella più piccola che conservi le caratteristiche di un elemento. Se osserviamo quanto compone l'atomo della scienza, vediamo che vi è un nucleo centrale e corpuscoli che girano attorno a questo nucleo, che sono stati chiamati elettroni. Il moto di questi elettroni è dovuto ai corpuscoli che compongono gli elettroni stessi e all'influenza che esercita il nucleo centrale. I maestri immateriali hanno dato questa scala della materia che costituisce il piano fisico. Sottopiano solido, liquido, gassoso, eterico, supereterico, sottoatomico, atomico. Fanno una distinzione fra i primi tre gradi di questa scala e gli altri quattro. I solidi, i liquidi e i gassosi si differenziano gli uni dagli altri per una questione di temperatura in cui si trovano, mentre gli altri quattro gradi, eterico, supereterico, sottoatomico e atomico, si differenziano l'uno dall'altro per l'assommarsi di particelle elementari. Così, una particella la quale per densità stia al grado supereterico della scala si differenzia da una particella che stia nella scala presa in esame al grado sottoatomico per un numero di particelle elementari in meno che la compongono. Le particelle elementari si aggregano fino al numero di 7, dopodiché si ha un equilibrio. Commento. Pietro Ubaldi, 1886-1972, medium, insegnante, filosofo, trasferito in Brasile dal 1952 al 1972, ha scritto 24 volumi, vari articoli e 7 messaggi, presentando il sistema dell'evoluzione dell'universo e considerando le leggi dell'evoluzione umana. Ha chiarito i rapporti di involuzione ed evoluzione fra le tre dimensioni della materia, dell'energia e dello spirito, in un processo d'unificazione fra le ipotesi della scienza e i principi della fede. Nella sua visione ha cercato di spiegare il senso della vita, la funzione del dolore e la presenza del male. Candidato al premio Nobel nel 1964, gli fu preferito all'ultimo Jean-Paul Sartre. Il suo sistema filosofico fu considerato da Albert Einstein, come risulta da un carteggio. Dolce e leggero, è la grande sintesi, opera poderosa che lo annovera tra i grandi strumenti, fu giudicata da Enrico Fermi un quadro di filosofia scientifica e antropologica etica che oltrepassa di molto i consimili tentativi dell'ultimo secolo.